Siamo con Roberto Montenero, pivot della Sporting Lodigiani, oggi autore del terzo gol della formazione maglia biancorossa e suo centesimo in B. A chi dedichi questo traguardo? È facile, la mia famiglia, quindi le persone che sono gli affetti più cari, mio figlio Francesco, mio fratello Massimo, mia sorella, tutta la famiglia che mi è sempre stata vicino e ovviamente ai compagni che in questi anni, queste 5 stagioni totali di B che mi hanno permesso, mi hanno aiutato, perché senza di loro non avrei raggiunto questo risultato, che mi hanno aiutato tanto ovviamente. Oggi, nonostante i 3 gol di vantaggio, comunque vi sono trovato in fondi che non si è dato mai per vinto e nelle fasi finali stava per riaccendere la gara. Secondo voi in che cosa siete, diciamo così, un po' nel secondo tempo, nella concentrazione oppure sono stati bravi loro a rimettere in fila? Ah, io più che al secondo tempo devo pensare al primo, dove abbiamo fatto quello che sappiamo fare. Abbiamo chiuso la prima frazione di gara soltanto con un gol di vantaggio, ma non abbiamo avuto tante occasioni per farne altre, e quindi dal punto di vista della manovra, anche dal punto di vista difensivo, poco attenti eravamo, e quindi da ricriminare su quello. Poi il secondo tempo abbiamo creato tantissimo, alcuni gol li abbiamo sbagliati, era prevedibile un finale di gara dove loro, con la spensieratezza di chi probabilmente non ha nulla da perdere, perché si allena veramente tutta la settimana in maniera tranquilla, preparando la partita per figurare, e è venuto fuori questa leggerezza d'animo, come dire. Noi ovviamente la fase finale devi stare attento, perché i 3 punti sono fondamentali da qui in poi. Appunto, 3 punti fondamentali da qui in poi, la domanda che ti rivolgo è: dove può arrivare secondo te la Sporting Lodigiani visto un buon campionato per quarto finale? Beh, questa è una domanda che dovresti fare agli esperti di scommesse, perché è veramente difficile. Io posso soltanto sapere qual è l'impegno che noi mettiamo in allenamento, l'impegno che mettiamo in gara e quello che ci trasmette l'allenatore, che ha una mentalità che credo sia giusta, cioè quella di giocare e affrontare partite. Si dice un po' la frase fatta, come tutte finali, ma le giochiamo ognuna come se fosse la finale. E oggi abbiamo vinto una Coppa del Mondo, ci mancherà un'altra. Tante Coppe del Mondo. Sì, abbiamo la bacheca piena. Grazie a voi. Grazie a voi, grazie a tutti. Siamo con mister Paolo Di Simoni, allenatore del Fiumi Calcio 5. Anche oggi un buon carattere dimostrato dalla squadra, che nonostante lo svantaggio ha lottato, però 0 punti all'attivo. Sì, purtroppo adesso noi sinceramente i punti non li guardiamo, a prescindere dal fatto che il campionato è quello che è, però ci interessa far crescere i ragazzi, per cui anche oggi devo dire bravi a tutti i ragazzi, perché hanno fatto un'ottima prestazione. È ovvio che poi alla fine il risultato è determinato dagli episodi che sono della qualità dei singoli, per cui se dall'altra parte c'è gente come Rubén, Moreira, eccetera, è ovvio che magari qualche occasione loro sono riusciti a buttarla dentro e noi magari no. Avevamo di fronte una grandissima squadra che sta in grandissima salute, per cui era difficile fare il risultato, però a me interessava che i ragazzi si giocassero la partita, e malgrado il 3-0 con 2 gol regalati, siamo riusciti insomma a far soffrire questa Lodigiani, che sicuramente ha un organico di tutto rispetto. Forse non sarà stato l'autogol, appunto, quello che ha sbloccato l'incontro, a diciamo così quasi demoralizzare un po' i vostri, che fino a quell'episodio comunque avevano tenuto bene il campo e poi però si sono, come dire, risvegliati tanto. No, io dico, noi abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, a parte l'autogol, insomma la Lodigiani ha avuto grandissime occasioni, noi abbiamo avuto qualche cosa, cioè è stato un primo tempo abbastanza equilibrato. Questo è uno sport dove un gol fa certamente la differenza. È ovvio che poi quello che ci ha penalizzato molto è stato l'errore, credo, del terzo gol, un gol che ci siamo fatti praticamente da soli.
Lì è chiaro che contro una squadra del genere, per quanto loro voglia mettercela tutta, siamo riusciti comunque a riprendere un po', a rientrare in partita. Abbiamo ancora molto tempo, però anche due o tre occasioni sbagliate da noi, un paio di parate importanti del loro portiere ci ha permesso di rientrare definitivamente in partita. Ma io devo dire, sono soddisfattissimo della prestazione dei ragazzi. Abbiamo dei ragazzi under 21 che giocano stabilmente e questa è una grandissima soddisfazione per me e per la società. Penso che questo sia il nostro più grande risultato, a prescindere da quello che poi sono i punti che abbiamo in classifica. Però stiamo costruendo un gruppo di giocatori che sicuramente faranno parte del futuro di questa squadra. Grazie ancora. Prego.